Il deputato irpino Luigi Famiglietti del Partito Democratico è tra i primi firmatari della proposta di legge che riguarda la tutela dei piccoli comuni. La presentazione del testo è avvenuta a Montecitorio, alla presenza di altri parlamentari irpini del PD come Valentina Paris e del presidente della Commissione Ambiente Ermete Realacci, che l'aveva già presentato una decina di anni fa, intrecciando anche l'impegno diretto del capo dello Stato, Azeglio Ciampi. Ma la proposta è rimasta ferma in commissione ed ora Famiglietti l'ha riproposta, augurandosi che la legislatura appena iniziata riesca a votarla e tramutarla in legge dello Stato. Tra i firmatari anche Enrico Borghi, già presidente dell'Unione Nazionali Comuni ed Enti Montani ed oggi parlamentare del PD, ritenuto molto vicino al presidente Enrico Letta. I benefici dovrebbero riguardare tutti i comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti. Abbiamo raccolto le dichiarazioni dell'onorevole Famiglietti. Lei è tra i primi firmatari della proposta di legge sui piccoli comuni, un argomento particolarmente attuale in questo momento di difficoltà per i servizi che sono continuamente tagliati, sanità, trasporti, e quindi questa iniziativa ha particolare valore in questo momento. Sì, è un'iniziativa che ha particolare valore in questo momento, tra l'altro si tratta di una riproposizione in Parlamento di una proposta che è già stata presentata per la prima volta nel 2001 dall'onorevole Realacci. Purtroppo finora non è mai diventata legge, speriamo che nell'ambito di questa legislatura possa finalmente diventare legge. Si tratta di un provvedimento veramente essenziale per tutti i piccoli comuni italiani che costituiscono il 70% dei comuni del nostro paese. Lei l'ha presentata questa proposta a Montecitorio proprio un paio di giorni fa. Qual è il clima che c'è all'interno del Parlamento? Cioè, percepisce una volontà politica per portare avanti questo progetto? Sicuramente questa volta parte col piede giusto, anche perché il primo firmatario, che è Ermete Realacci, questa volta è presidente della Commissione Ambiente, quindi sicuramente sarà calendarizzata quanto prima e quanto prima dovrebbe arrivare in aula e speriamo di trovare il più ampio consenso intorno a questa proposta, ma credo che c'è un buon clima anche dovuto al fatto che il governo ha un'ampia maggioranza, quindi speriamo di portare a termine questa iniziativa. Crede che in questo momento così complicato per le zone interne, anche e soprattutto della Campania, ma anche del Mezzogiorno, questa legge possa rappresentare lo strumento fondamentale per il rilancio dei piccoli comuni in Irpinia, e la maggior parte dei comuni sono tutti al di sotto dei 5.000 abitanti? Sicuramente è un provvedimento importante, soprattutto per il Mezzogiorno. Comunque sono tantissimi piccoli comuni e sono tantissimi a rischio spopolamento. È una legge che cerca di tutelare i servizi essenziali come la scuola, ma anche i presidi sanitari o anche i presidi di giustizia. Quindi è chiaro che tocca da vicino le esigenze soprattutto della Valle Ufita, dell'Alta Irpina, insomma dell'Irpina interna, delle zone interne italiane. E speriamo di poter porre l'attenzione su questi temi che sono vitali per noi, perché se non ci sono i servizi è chiaro che la gente va via. Lei, oltre ad essere parlamentare del PD, è anche sindaco del comune di Frigento e quell'amministrazione è stata molto sensibile sempre nei confronti di queste iniziative, anche i rapporti ottimi con Legambiente. Per lei è continuare un impegno che parte da lontano. Sì, sicuramente la continuazione di impegno. Frigento fa parte della rete dei piccoli comuni italiani, si chiama Piccola Grande Italia, tra l'altro nacque proprio quando è stata presentata per la prima volta in Parlamento questa proposta di legge, c'era allora Ciampi come Presidente della Repubblica, quindi un Presidente che pose molta attenzione ai piccoli comuni e a questa proposta di legge. Speriamo ora anche da un diverso, insomma anche stando in questa doppia veste di sindaco e di parlamentare, spero vivamente di poter vedere realizzata questa legge.